Ciao! In questo video, dopo aver dimostrato la polarità dell'acqua, dimostreremo sperimentalmente se l'olio sia un liquido polare o apolare. Successivamente proveremo a dissolvere alcune sostanze solide, prevedendo se esse siano di natura idrofila o idrofoba. Per dimostrare la polarità dell'acqua, possiamo caricare una bacchetta in vetro o una penna, strofinandola energicamente con un panno ed avvicinarla alla base di una buretta da cui scende un flusso leggero e regolare di acqua. Ci accorgiamo che il flusso dell'acqua viene deviato, dimostrando che l'acqua è una sostanza sensibile alla presenza di cariche e quindi un liquido polare, coerentemente con la sua struttura angolare, con doppietti non condivisi sull'ossigeno e contenente due legami OH molto polari. Versiamo una piccola quantità di acqua nella provetta, di cui abbiamo precedentemente dimostrato il carattere polare. Aggiungiamo qualche millilitro di olio. Osserviamo che l'olio non si mescola con l'acqua e si stratifica sul livello superiore. Questo ci dimostra che l'olio è una sostanza non polare. La molecola dell'acido oleico è infatti idrofoba, in quanto costituita da una lunga catena carboniosa apolare ed un gruppo COOH polare. C'è quindi coerenza fra le proprietà previste teoricamente e le evidenze sperimentali. Preleviamo una punta di spatola di solfato rameico e trasferiamola nella provetta contenente il sistema bifasico acqua-olio, mescolando con la bacchetta in vetro. Osserviamo che la caratteristica colorazione azzurra del solfato rameico viene assunta dall'acqua. Pertanto il solfato rameico è una sostanza solubile in acqua. Infatti è un composto ionico in grado di instaurare con le molecole d'acqua delle forti interazioni ione-dipolo. Successivamente preleviamo una piccola quantità di iodio trasferendola nella provetta. Dopo mescolamento si osserva che l'olio assume la colorazione giallastra dello iodio, dimostrando che un elemento biatomico è una sostanza apolare e poco solubile in acqua. Gli elementi biatomici infatti non sono solubili in acqua.